Professore, oggi prima di parlare di quello che accadrà in Campania dalle nostre parti, tantissime iniziative, ci spostiamo nel Veneto. Sì, ma in una bellissima isola veneziana, proprio di Venezia, l'isola di San Giorgio, dove ha sede la Fondazione Cini. E abbiamo il piacere di parlare con il segretario generale di questa fondazione, che è veramente un piccolo gioiello. Professore, in linea? In linea, eccomi. Eccolo. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Lei in qualche maniera è di casa con questa nostra emittente, sì, perché è di Cerreto Sannita. Sono campano di origine, sono nato a Cerreto Sannita. Bene, bene. Che bello Benevento. Il tempo com'è a Venezia? Insomma, ci sono bellezze diverse, ma ugualmente importanti. Lo so, no, dicevo, il tempo meteorologico com'è dalle vostre parti? Ah, il tempo meteorologico è pessimo, nel senso che piove, untuoso, ecco. Siamo accomunati, quindi. Facciamoci coraggio con l'arte. E il professore ha il vantaggio di essere il segretario generale della Fondazione, un posto prestigioso che prima del professore è stato occupato da Vittore Branca, un grande italianista, quindi effettivamente il cardine delle operazioni che fa questa grande fondazione in questo momento è il professore Gagliardi, che quindi ci inorgoglisce pure come campano. Vorrei appunto domandare al professore come mai è riuscito ad ottenere questo grande prodigio di riportare in qualche maniera il dipinto delle nozze di Cana che Napoleone aveva sottratto a Venezia. E lo tengono, lo custodiscono al Louvre, proprio di fronte alla Gioconda. Il professore a un certo punto vedeva il Cenacolo di Palladio, che è un edificio bellissimo, questo Cenacolo benedettino, con questa parete di fondo spoglia, finché nel 2007 decide di far restaurare di far riprodurre il dipinto di fondo che c'era, è un'opera del Veronese, si affida a una società madrilena specializzata appunto nel restauro ottimale, ma comunque è meglio che lascio la parola al professore. Professore, ci dica un po' lei in viva voce come è avvenuto questo miracolo di rimettere il Veronese al suo posto in qualche modo. Sì, guardi, forse vale la pena premettere, perché non so quanto il pubblico sia informato su queste cose, su che cosa sia la Fondazione Cini, perché è fondamentale premessa. Cioè, la Fondazione Cini è una fondazione privata che è stata creata all'inizio degli anni 50 da un industriale ferrarese che viveva a Venezia, e a questo industriale aveva un figliolo che si chiamava Giorgio, che morì giovanissimo in un incidente aereo. E decise di fare qualcosa per onorare la memoria del figlio. Era quest'isola abbandonata da 150 anni, perché il convento era stato occupato da Napoleone nel 1797, Napoleone aveva rubato tutte le opere d'arte che erano nel convento ed era diventato un deposito militare ed è rimasto tale fino all'inizio degli anni 50. Questo è incredibile, cioè c'erano monumenti rinascimentali di importanza capitale che non erano visitabili, ma neppure si sapeva che ci fossero, erano trasformati in laboratori, in falegnamerie, in magazzini, deposito di armi, eccetera. Vittorio Cini chiede allo Stato la licenza per restaurare l'isola di San Giorgio. Questo è un dato importante per capire anche l'operazione veronese. Cioè, il primo obiettivo dello Statuto, che lo Statuto assegna alla Fondazione, è il restauro e la valorizzazione dell'isola di San Giorgio. Quindi addirittura c'è una clausola dello Statuto che dice che se per caso lo Stato non rinnovasse la licenza demaniale alla Fondazione Cini, la Fondazione Cini finisce il giorno dopo, quindi non esisterebbe più. Sarebbe una cosa, diciamo, oggi inimmaginabile, perché la Fondazione Cini è una realtà di carattere internazionale nota ormai in tutto il mondo. Quindi l'obiettivo è il restauro. Io arrivo 10 anni fa alla Fondazione Cini e vedo appunto il restauro bellissimo, i monumenti, la biblioteca antica di Longhena, i chiossi, la scalinata, lo stesso refettorio, ma in questo refettorio c'era questa parete nuda, come diceva lei prima, e poi c'era un senso di vuoto, era come una ferita mancante. E c'è un episodio molto interessante che è stato tramandato, mi fu raccontato personalmente da Vittore Branca, che prima di morire Cini organizzò un seminario sui rapporti tra Venezia e Parigi nel Settecento e invitò a parlare Malraux. E Malraux, alla fine del discorso di Malraux, Cini, che era un grande adulatore, disse al pubblico: avete sentito come l'eloquio del poeta si sposava bene con la bellezza delle architetture? C'è un terzo elemento, dice, che avrebbe reso l'armonia ancora più perfetta, ed è il dipinto delle nozze di Cana, eccetera, e raccontò di come questo dipinto fosse stato fatto a pezzi, letteralmente a brandelli, messo nelle casse, ricucito e portato al Louvre. E Malraux disse:
se mai avrò responsabilità politiche in Francia mi impegno a restituirgli il quadro. Dopo 2 anni fu nominato ministro della cultura, Vittorio Branca volò a Parigi e gli ricordò la promessa e Marlowe gli rispose: ricordo perfettamente la promessa ma è politicamente irrealizzabile. Benissimo, allora, questa cosa mi restò in testa e feci una proiezione, diciamo, di un'immagine fotografica. Provai a fare un'immagine fotografica proiettata sulla parete altissima definizione per 1 mese, però non si vedeva, dovendo oscurare le finestre, non si vedeva l'effetto del rapporto tra il quadro e l'architettura, che è il grande valore di quest'opera. Cioè quest'opera si integra alla perfezione nell'architettura, i cornicioni disegnati da Palladio entrano nel dipinto di Veronese e si trasformano in fantasmagoriche architetture babilonesi. Per quindi questo genio di questa composizione che nasce dal rapporto fra due geni diversissimi, un severissimo Palladio e un fantasmagorico Veronese, aveva prodotto un risultato straordinario. Ma questo straordinario risultato non si poteva vedere con l'immagine proiettata, perché non si vedeva l'architettura delle finestre. Incontrai un filosofo della scienza francese molto amico della Fondazione e gli parlai di questo mio cruccio. Lui mi disse: perché non fai un facsimile? Dissi: ma cosa intendi? Io non voglio fare un falso. Lui mi dice: io conosco l'unica persona al mondo che può fare per te questo lavoro. Mi mise in contatto con questo inglese, con questo artista britannico che lavora a Madrid, e mi spiegò che lui avrebbe fatto non una fotografia, una riproduzione materiale. Cioè questa è una cosa che lascia tutti senza parole. Il quadro non è una fotografia ad alta definizione, la tela è esattamente tela di vino d'Irlanda come quella usata da Veronese. Il gesso ha lo stesso spessore di quello che aveva usato Veronese, perché Veronese avrebbe voluto fare un grande affresco sulla parete, ma per timore dell'umidità realizzò una grande tela staccata dalla parete ma coperta di gesso. I colori, le pennellate, ogni micro millimetro di superficie ha lo stesso spessore, la stessa tonalità cromatica dell'originale. Il direttore del Dipartimento delle Pitture, intanto, no, rimasto 3 ore. Le voglio solo dire che stiamo vedendo altro, invece io sono noi... al mondo forse la persona che conosce meglio questo quadro. Non vedo alcuna differenza, ma allo stesso tempo lo vedo per la prima volta nella mia vita con occhi completamente diversi. E bisogna vederlo, perché adesso poi, come lei sa, è stato completato questo restauro, perché erano rimaste le pareti nude dove invece una volta c'erano gli scranni e le panche dei monaci che consumavano i pasti nel refettorio. Quindi Michele De Lucchi ha fatto un intervento modernissimo, cioè ha rifatto un pavimento che era stato durante il restauro, diciamo, realizzato male, nel senso che era un pavimento di marmo rosso che non aveva nulla a che vedere con l'atmosfera del luogo, e queste pareti nude lungo i lati, che avevano anche creato un problema di peggioramento drammatico dell'acustica di questo spazio, adesso anche questi problemi sono stati risolti. Cioè abbiamo il Veronese in fondo che campeggia in tutta la brillantezza dei suoi colori, e abbiamo sui due lati e sul pavimento un prezioso gioco di intarsi tra noce e rovere realizzato disegnato da Michele De Lucchi. Ecco, professore Gagliardi, ora la vedremo, noi la vediamo già in preview, quest'opera fantastica, sì, eccezionale, però lei ha detto in premessa, facciamo capire che cos'è la Fondazione Cini, io le dico, ma come si fruisce di questa fondazione? Ecco, quali sono gli spazi aperti? La Fondazione Cini è un luogo con una serie di attività che sono rivolte al pubblico in generale, sono in generale gratuite, quindi voglio dire, chiunque può venire alle informarsi anche andando semplicemente sul sito della Cini, sapere che attività sono in corso e se c'è qualcosa che gli interessa venire. Ma diciamo che in termini un po' più particolari, la Cini è visitabile durante il sabato e la domenica, nel senso che alle ore, dalle 10 alle 16, ci sono, diciamo, visite guidate che permettono di vedere i grandi monumenti. Li riassumo rapidamente: il chiostro di Palladio, il chiostro dei cipressi, il cenacolo di Palladio di cui abbiamo parlato finora, lo scalone di Longhena e la nuova Manica Lunga, che merita forse una precisazione perché è l'antico dormitorio benedettino. Anche questo trasformato in un corridoio lungo 132 metri e largo 7, che è stato trasformato in una biblioteca, ancora una volta con un progetto molto moderno, molto razionale, molto minimalista ma bellissimo di Michele De Lucchi. Quindi anche questo è un intervento storico, perché è la prima volta che a Venezia si osa fare qualcosa di moderno in un monumento antico. Diciamo, i due interventi, la boiserie e il pavimento del refettorio e la biblioteca della Manica Lunga, sono due esempi incredibili di coraggioso operare sul passato per attualizzarlo, funzionalizzarlo, in qualche modo renderlo più attuale e vivibile.
Poi c'è la grande biblioteca di Longhena, bellissima, del 600, e poi c'è l'ultima creazione, anzi no, la penultima, perché l'ultima è appunto la Boiserie del Refettorio, il labirinto di Borges. Cioè, ci sono due chiostri alla Fondazione Cini, all'uscita del secondo chiostro vi è una sorta di terzo chiostro vegetale, nel senso che c'è uno spazio delimitato da cipressi che ha la stessa dimensione degli altri due chiostri e che contiene un labirinto disegnato dall'architetto inglese Peter Coat dedicato a Borges. È un libro aperto. Lo stiamo vedendo. Che Borges diceva che ogni libro è un labirinto, e ogni labirinto è un libro dove è bene perdersi, e col nome di Borges che si specchia da una pagina all'altra. Quindi è una cosa, così per dire, del tutto gratuita, ma di una grandissima suggestione, e completa normalmente le visite alla Fondazione. Quindi, professore, noi... è visitabile regolarmente durante il sabato e la domenica, per gruppi con visite guidate anche nei giorni feriali, perché trattandosi ovviamente di un luogo di lavoro non può essere normalmente aperto al pubblico se non nel fine settimana. Professore, noi la ringraziamo in 30 secondi, una bella fondazione per la Certosa di Padula, insomma, andrebbe bene, secondo lei, la conosce? Non c'è male, sì, certo, come no. Potrebbe farsi? Senta, no, mi dica, non ho capito l'ultima volta. No, dico, una fondazione per la Certosa di Padula, visto come funziona da loro. No, quello sì, certo. Ma lì bisognerebbe farla apposta. Guardi, le fondazioni sono una cosa, hanno una vita molto difficile. Una fondazione, un'istituzione culturale come la Fondazione Cini in Germania o in Francia, credo che sarebbe la principale preoccupazione dello Stato, il finanziamento. Noi invece siamo completamente finanziati, o quasi del tutto completamente finanziati da privati. Quindi, questo è un miracolo che veramente fa onore al genio italiano, perché effettivamente altrove... Sì, assolutamente, guardi, no, ma merita, perché poi adesso io le ho parlato soltanto dei monumenti, però quello che... E così, se io cominciassi a raccontarle che cosa c'è nello scrigno di San Giorgio, non finirei più, perché noi abbiamo un archivio documentale e artistico impressionante, la nostra collezione di quadri comprende dei Botticelli, dei Piero della Francesca, abbiamo una collezione di disegni veneti la più importante del mondo, ma in tutti i campi abbiamo gli archivi musicali di tutti i grandi musicisti del Novecento italiano. Se lei vuole studiare Nino Rota deve venire alla Fondazione Cini e trova tutto quello che Nino Rota ha. Verremo a trovarla allora. Ci risentiremo, così ci racconterà magari sezione per sezione, e facciamo anche vedere. È stato un piacere, professore. Sarebbe molto bello, certo. L'aspettiamo dalle nostre parti, va, nel conterraneo. Va bene, benissimo. Grazie mille. Grazie ancora a lei, professore. Non si finire. Arrivederci.